Cuore di Cale, siamo con il presidente uscente Silvio Viale, candidato alla presidenza insieme ad altri. Silvio, un bilancio di questo congresso? Ma è un buon congresso riflessivo, non c'è nessuna scadenza impellente, anche perché non abbiamo elezioni alle porte, ce l'abbiamo, ma il quadro politico è talmente diciamo così diversificato che è difficile fare qualunque previsione. Dal punto di vista politico c'è questo duetto con il PD, quindi con un'esperienza da separati in casa, perché formalmente noi facciamo ancora parte del gruppo. Io peraltro sono consigliere comunale a Torino radicale, ma eletto nel gruppo del PD e non sono iscritto al PD perché mi hanno tolto la tessera, però sono un contribuente del PD perché verso la mia quota come consigliere comunale. Questo per dire che la situazione è molto complessa, e poi c'è la questione del transnazionale alle porte. E terza questione importante, la battaglia sull'amnistia, che non metto ultima ma cito semplicemente perché è una battaglia molto di Marco Pannella e dei radicali insieme, ma è in questo momento una battaglia che dovrà trovare degli sbocchi. Possiamo riassumere un congresso di continuità? Beh, direi di sì, di transizione, anche perché siamo in una situazione abbastanza stabile, il gruppo parlamentare è lo stesso fino a quando non ci sono elezioni, la situazione dei radicali non è cambiata, se non per aver messo un po' d'ordine sulla questione finanziaria, dei bilanci, e per il fatto che il congresso del Partito Radicale Transnazionale a dicembre alimenta molte attese di ridefinizioni, cambiamenti, ripresa di battaglie, e vedremo. Sul congresso direi che è stato un congresso in cui sono intervenuti moltissimi, perché al di là delle commissioni, in seduta plenaria ci sono oltre 90 interventi di iscritti, oltre agli invitati, e abbiamo votato e approvato 8 mozioni particolari, oltre alla mozione generale, e si è respinta una mozione di modifica dello statuto, cosa che di solito gli altri anni invece finiva con un rimando ai comitati. Beh, questo è anche un po' un merito tuo, perché insomma i lavori sono stati, diciamo, condotti bene. Poi tu, in qualità di presidente, sei stato veramente molto presente al banco della presidenza. Ma cioè, si è sentita un po' il congresso che ha avuto una guida forte. Quando c'è una presidenza pletorica, qualcuno deve comunque fare, quindi ha una presidenza di 40 persone, per altre potevano iscriversi al dibattito quando volevano, e questo ha creato di fatto una doppia lista nelle iscrizioni. Non solo, ma addirittura nel regolamento mi sono accorto alla fine che abbiamo messo che nella presentazione degli emendamenti ognuno poteva parlare 5 minuti, che chiaramente, non sapendo quante sono le mozioni e quanti sono gli emendamenti, finisce per essere un rischio di ostruzionismo involontario. Direi che un applauso deve essere fatto ai congressisti invece, perché sono rimasti fino alla fine tantissimi. Abbiamo finito alle 5. Vero, è stato molto partecipato. Sono rimasti fino alla fine quelli, sì, che c'è, molti stati via chiaramente, ma non c'è stato un fuggi-fuggi nel primo pomeriggio, ed è stata molto seguita anche il dibattito sulle mozioni, che nonostante siano state schematiche su temi radicali, c'è stata una diversificazione di posizioni. Quindi direi un buon congresso che può essere le premesse per, come ha detto Marco Pannella, abbiamo stabilizzato, ci siamo in una situazione, questo congresso ha stabilizzato la situazione che c'è, lui ha detto che ci sarebbe anche senza Marco Pannella. Non lo so cosa volesse dire, però sicuramente i radicali sono in grado di marciare con le proprie gambe, e il gruppo c'è, si sta tenendo avanti. Poi è ovvio che un partito come il nostro, individualista, dove quando dico alzate la delega c'è un boo di delegati individuali, siamo tutti delegati, per usare un vecchio slogan caro alla lotta continua degli anni 70, allora chiami cartellino o tesserino, in un posto in cui ognuno partecipa individualmente, è chiaro che oltre alle posizioni politiche, dove non c'è sempre spazio per riuscire a sviscerarle, prevalgono molte volte antipatie, simpatie personali, reazioni, che è normale, ognuno di noi ha delle emozioni e le esplica nel momento in cui parla con altre persone. Quindi però direi un buon congresso, vediamo i risultati, uscirà anche un comitato che non sarà diverso da quelli degli altri anni. Anche quest'anno abbiamo avuto le solite polemiche sul sistema elettorale, che io stempererei, perché alla fine abbiamo 90 candidati o 100 per 60 posti, alla fine ci saranno 20 persone che diventeranno, avranno degli incarichi di direzione, giunte eccetera, si arriverà ad avere 80 persone impegnate negli organi dirigenti, praticamente quasi tutti, quindi alla fine è più una questione di, diciamo, di un certo, come dire, di una certa tendenza radicali a mettere sempre il pelo nell'uovo e temere sempre ci sia un complotto anche all'interno
in realtà non c'è, e io mi auguro che il congresso esca bene. Poi Stadierini molto probabilmente verrà riconfermato, perché Claudia Sterzi ha posto la sua candidatura quasi come se fosse di bandiera. De Lucia è il candidato, sulla Presidente è stata una moltiplicazione di candidature, forse c'è l'intenzione da molti di farmi fuori, e vedremo, se non sarò più Presidente comunque rimarrò a fare quello che devo fare. Quindi Silvio torni a Torino insomma sereno e traspare serenità da questo finale di congresso. Sereno alla partenza da Chianciano, dovendo passare un pezzo di Valpadana con la nebbia e le zone alluvionate dello Spezzino, dove ci saranno sicuramente un po' di code, il viaggio sarà un po' meno sereno, però sicuramente direi un buon congresso. E adesso l'appuntamento è a dicembre al congresso del PRT, dove lì c'è un'altra partita, quella del transnazionale. Bene, TV Radicale allora ringrazia e saluta il presidente uscente, il candidato alla presidenza, spero riconfermato, di Radicali Italiani, alla chiusura del 10° congresso del Movimento.